Claudio Saraglio, ho messo la mia azienda a disposizione dell'Agrisemente, che da circa 3 anni che collaboro con loro, perché le varietà sono eccellenti e abbiamo un riscontro per quanto riguarda il mercato che il prodotto viene venduto almeno 10-20 centesimi in più delle medie degli altri, perché abbiamo qualità, resistenza, colore e durezza. Buongiorno amici da casa. Quello che vi sto per presentare è un prodotto di Agrisementi, un prodotto innovativo. Innovativo perché? Perché offriamo un plum di qualità con le resistenze. Abbiamo aggiunto delle resistenze alla qualità perché non basta solo la qualità per affrontare la crisi di mercato, ma ormai ci sono patogeni che non si riescono a combattere con i prodotti oggi in commercio. E quindi cerchiamo di combatterli con prodotti all'avanguardia. Questo si chiama Demetrio F1, è un prodotto che va trapiantato da fine agosto fino a tutto l'autunno e per i trapianti di seconda campagna che vanno da gennaio fino a tutto aprile. Abbiamo grado Brix elevato, un gambo molto consistente ed elegante, un sepolo stile corona e un colore rosso brillante, molto consistente e ha anche una lunga conservabilità. Demetrio F1. Questo invece è il Red Cherry 196, è un ciliegino per i trapianti primaverili estivi, quindi dobbiamo trapiantarlo da febbraio fino a tutto agosto per cicli brevi, non cicli lunghi, quindi coltivazione in verticale, non in orizzontale. Un ciliegino che ha un grado Brix elevato, quindi superiore a 8, molto consistente, pari a molte varietà commerciali già presenti sul mercato. Un colore rosso lucido brillante. Oltre a questo, noi è un prodotto che consigliamo anche per i trapianti in colture bio perché ha un'elevata resistenza a Cladosporium a tutte e 5 razze, quindi così chiamato C5. È una pianta che cammina molto regolare, con internodi regolari e non va. Noi consigliamo di non trattare con prodotti braghizzanti. Qui la coltivazione è in orizzontale per scelta del produttore, ha usato anche un po' di braghizzante, si può notare dalla foglia, però la pianta nonostante ciò continua ad emettere grappoli molto eleganti e significativi. Per ultimo vi presento il nostro datterino, si chiama Alaric F1, è una varietà in corso di registrazione, fino all'altro ieri è stato sotto sigla come AS200. Quindi molti se lo ricorderanno col nome della sigla. È un prodotto di quantità che mantiene gli aspetti organolettici di un datterino. Parliamo del colore, rosso brillante, ma è molto pieno dentro, anche se mantiene una forma leggermente scatolata, tipica del datterino, è molto consistente, è molto pieno dentro. Inoltre è molto resistente per le spaccature, non sgrappola come molti testimoni presenti oggi sul mercato e si può fare sia per il ciclo lungo che per il ciclo breve, quindi possiamo trapiantarlo sia il 10-15 agosto e ancora meglio da settembre in poi. Benissimo anche per i trapianti di seconda campagna perché non fa l'alone giallo sul frutto.